del dovuto. Intanto grazie per questa bella risposta che Marco e i suoi collaboratori hanno saputo animare ed attivare, grazie al Ministro, a Maria Elena che ha trovato il tempo per essere qui, un giorno che poteva essere anche più accogliente in ragione del sole e della musica che avevamo organizzato, perché il Comune ha saputo far coincidere con questa giornata una bella puntata di programmazione musicale e culturale. Però poi il generale tempo, il generale situazione, diciamo, ha sospeso questa parte di proprietà. Grazie davvero. Era importante tenere una iniziativa in questa fase, diciamo, dopo anche la gioia della raccolta delle firme a livello nazionale, per la quale raccolgo una ragione forte di dirvi grazie. Avete risposto tutti con una mobilitazione che è stata significativa e la prossima volta ancora di più, perché è una battaglia rilevante. Era importante adesso, dopo questo risultato, che ci trovassimo a ragionare. A ragionare su che cosa? A ragionare su una grande partita nazionale che secondo me può essere riassunta, sintetizzata con questa coppia di questioni. Il dibattito politico italiano è sempre stato articolabile tra una spinta alla modernizzazione e una spinta alla radicalizzazione identitaria o all'ossequio identitario. Alcuni hanno sempre scelto di essere identitari, di precisare il chi si è, cosa si deve essere, e altri hanno scelto la strada di rendere funzionante, moderno e modernizzato l'apparato delle regole, l'infrastruttura delle istituzioni, fare in modo, insomma, che alla comunità corrispondesse un patrimonio di regole, di norme e di istituzioni all'altezza dei diritti attesi e pretesi. Come si inserisce il lavoro della riforma costituzionale che porta il nome a ragione del ministro Costi? Come un grande sforzo, secondo noi, secondo me, riuscito, di modernizzazione del paese. Qual è adesso la questione che si è attivata? La classica questione tutta italiana di ideologizzare, di mitizzare la ideologizzazione, cioè di togliere il merito e di organizzare una distinzione tra opponente e nemico. Il classico giudizio morale che di tanto in tanto da alcuni letti psicanalitici si mobilita in Italia. Che dobbiamo fare? Riportare il merito della questione, essere laici. Molta parte della magistratura nei paesi dove questo funziona indossano la parrucca per cercare di essere capaci implacabilmente di stare nel merito della questione. Dobbiamo organizzare un imparruccamento della volontà di ideologizzare, facendo sì che prevalga il merito delle questioni. Il merito delle questioni qual è? Dopo 30 anni di carte, di sforzi delle tipografie, di dibattiti inconcludenti, noi siamo arrivati al 90° minuto a cercare di raccogliere questo risultato. Ci manca poco. Un dibattito che ha cristallizzato e fotografato 30 anni di riflessioni, di sforzi della giurisprudenza, della dottrina, della elaborazione, dell'intelligenza, del pensiero anche il più disincantato. Tutto insieme questo mettete al centro la necessità di riformare profondamente. Su quali elementi la riforma teorizzata si è concentrata? Quello che è stato detto bene da ultimo dalla ragazza che ha parlato, da Carmen. Naturalmente prima dai competenti che sono intervenuti, dal professore universitario, l'amico nostro Gian Piero Ciprini, dal rettore Luciano D'Amico, dal bravissimo Zecca, tutti quanti hanno acceso la luce giusta sulla questione giusta, e cioè superare il bicameralismo, che significava liturgia, ritualità, da un certo anno in poi, ritualità, prima era garanzia, da un certo anno in poi ritualità, disallineamento rispetto a quello che accade in ogni dove dell'Europa sul piano della decisione normativa legislativa. Secondo, fare sì che l'Italia potesse conoscere anche nella sua capacità di organizzazione la velocità, la semplificazione, la velocità e la responsabilizzazione sulla partita delle competenze. Quante volte noi abbiamo dato da faticare alla Corte Costituzionale in lume? Una specie di ingordo di attivismi legislativi, normativi, amministrativi. A me capita, per ragioni che potete capire, di interesse regionalista, di incrociare portatori di interessi economici internazionali. Mi dicono però che dovete essere precisi nelle competenze, nella capacità di reazione rispetto
Israele a cercare di capire come fanno benissimo lì il ciclo idrico. Ho trovato soggetti bancari e finanziari che finanziano il ciclo idrico rivoluzionario e recuperato, però vi dico che in Italia dovete precisare, dovete fare in modo che all'impegno preso ci sia l'esattezza dei tempi. Sulla partita dei tempi si scrive qui la data certa, il DSO e il DS dell'arrivo. E non ti pare questo che si chiami in un solo linguaggio della modernizzazione? Ancora, la questione della divisione numerica dei parlamentari, che è un tema che sta su una dorsale di giudizio diffuso che deve riguardare anche la nostra iniziativa politica. Lo dicono tutti. È stato assunto ormai a divisione valoriale la divisione numerica dei parlamentari. Altri ne parlano ai microfoni televisivi, nella convenistica. Qui c'è un testo pubblicato che è al 90° minuto e può diventare fattualità giuridica. E ancora la questione, permettetemi, accanto alla ripresa delle competenze, alla precisazione dei poteri, c'è anche un allargamento della sfera delle garanzie. Il fatto che i parlamentari possano attivare il giudizio preventivo della Corte Costituzionale, per me questa si chiama garanzia. La volevo e la vorrei avere già adesso, che mi si rende disponibile con questa riforma, così come la partecipazione popolare. Una partecipazione popolare che non è soltanto, diciamo, diritto di ululato, è la partecipazione proponente, puntuale, che dà luogo poi ad un'istruttoria. E guardate che la democrazia matura si articola anche attraverso le regole certe e i procedimenti precisati. Però, siccome io qui non sono in veste di giustiziere, ministro Boschi non sa perché io uso questa espressione, io ho un rispetto sconfinato nei confronti dei giustiziere. Io non ho però adesso il ruolo di giustiziere, cioè quello che deve dire semplicemente ciò che vale nel mondo dei diritti. Io qui sono una veste, diciamo, di promotore di opinione politica. Qual è il problema che noi dobbiamo affrontare? In Italia noi dobbiamo dare un contributo affinché anche in Italia si stabilisca quella che si chiama in America l'agenda dell'interesse nazionale. La riforma costituzionale non si può strapazzare in un dibattito tra buoni e cattivi per ragioni di parte, per fare il più uno al momento del voto di domani sera. I grandi della Repubblica Italiana non hanno mai orientato un dibattito costituzionale, ma è immaginabile che si trasferisca la qualità, la santità, la sacralità di questo dibattito adesso in una guerra per la rimozione di quel cognome scelto comunque dai cittadini attraverso l'ultima votazione. Non è possibile che si denomini, che si svilisca la grandezza di un dibattito di questo tipo solo perché può esserci l'occasione di fare il più uno sul piano elettorale. E qui l'immaturità, e qui la ragione per cui tutti noi dobbiamo fare più lavoro. Io pensavo, se fossimo nell'Ottocento, quando ci fu la questione delle professioni liberali che si fecero carico di liberare l'Italia e di attivare un grande pensiero per liberare l'Italia, cosa farebbero i professionisti liberali oggi se fossimo nell'Ottocento? Io mi aspetto davvero un sussulto, un solo movimento di tutti per fare sì che questa sia la porta buona. Noi dobbiamo fare in modo che qui, su questo fronte, si americanizzi il dibattito. Sull'interesse nazionale non ci possono essere egoismi particolaristici dell'interesse del fare più uno perché poi mi conviene sul piano elettorale forse. Ma noi dobbiamo sapere che sulla regola del gioco ci deve essere uno spirito di convergenza. Allora mobilitiamoci, spieghiamo a tutti, attiviamoci, ma sapendo che la partita è davvero rilevante e va molto oltre Matteo Renzi. Mi permetta il ministro, va molto oltre anche la sua persona e il destino politico della sua persona. Questa è la volta giusta. Io ho avuto la fortuna di studiare sui testi di alcuni giganti, da Bozzi a Massimo Severo Giannini, ho letto, ho avuto tante volte qui Sabino Cassese, che è un giovane presidente di provincia, 29 anni, ho fatto ieri Sabino Cassese, continuo a sentirlo anche adesso. Lui dice: lavorate, attivatevi, mobilitatevi, cogliete questa occasione. Allora Marco, io penso che noi dobbiamo proprio cristallizzare questa giornata come il primo contributo di una lunga serie per fare in modo che capiscano tutti qual è la profondità della partita. Lo ha saputo fare
Confindustria, io apprezzo molto quello che sta facendo Confindustria a livello nazionale, ma non perché c'è stato un concordato tra il presidente Boccia e Matteo Renzi, sono i presidenti delle realtà territoriali che si sono mobilitati, la venuta sua, ma il pensiero di tantissimi altri con i quali io parlo, l'ha fatto il mondo dell'agricoltura, lo sta facendo anche qualche pezzo, diciamo, scevro da ideologia del sindacato, molta comunità accademica, Marcoscio da tempo mi dice attiviamoci, voglio dare una mano, lo ringrazio anche qui, e dobbiamo puntare anche sulle giovani generazioni. Allora ce la faremo, allora vedrete come sarà davvero una festa della democrazia. Io ti ringrazio Maria Elena, io farò il possibile e dico, come disse nel 1949 un grande comunista, per quello che vale vi dovete scaglionare in tutta Italia, naturalmente raccomando i votanti, attivate oltre il possibile, perché questa è la battaglia dell'Italia. Buon lavoro. Del nostro paese. Io non ci sto, perché non è vero.
perché lì la riforma chiunque la può leggere per vedere che non è magari toccata la prima parte della Costituzione, i principi fondamentali, i valori nei quali tutti ci riconosciamo come comunità italiana non sono toccati, non sono messi in discussione. Noi diciamo però che dobbiamo rivedere e modificare la seconda parte della Costituzione, quella che riguarda l'organizzazione dello Stato, quello che riguarda come lo Stato si organizza sui diversi livelli di territorio, proprio perché vogliamo che la prima parte possa essere attuata concretamente, perché vogliamo che quei valori siano ancora più vivi e siano percepiti da ciascuno di noi nella nostra vita, nella nostra quotidianità. E allora abbiamo bisogno di uno Stato che funzioni meglio perché quei valori siano vivi, perché siano attuali. E non ce lo siamo inventati noi, perché quando qui, ci sono dei professori molto più competenti di me, esperti di me, presentando il lavoro che aveva fatto l'Assemblea Costituente, che era il Presidente, che aveva seguito tutti i lavori, presentando il lavoro che avevano fatto i greci straordinario, già allora, già alla fine del 47, lui disse: abbiamo fatto un lavoro che per la prima parte, per i valori, per i principi fondamentali, è destinato a non essere mai cambiato, probabilmente ad essere eterno, proprio per la bellezza dei valori che erano stati sanciti. Ma già lui allora disse: sicuramente dovremo rivedere la seconda parte, dovremo rivedere la composizione del Senato, dovremo vedere se il bicameralismo perfetto funziona o no. E già allora i costituenti in qualche modo immaginarono che sarebbe stato necessario modificare la Costituzione nel tempo per adeguarla anche ai cambiamenti della nostra società, altrimenti non avrebbero immaginato dentro la nostra Costituzione proprio un procedimento per poterla modificare, per poterla cambiare, che noi abbiamo rispettato pienamente. Allora, se già loro erano consapevoli che nonostante il lavoro straordinario che hanno fatto, e noi non vogliamo minimamente paragonarci alle varie mani costituenti di allora, ma già loro sapevano che avremmo dovuto cambiarla, oggi non è un attentato alla nostra Costituzione immaginare di far funzionare meglio il nostro Stato, cambiare quella parte che non ha funzionato negli ultimi anni. Quindi dobbiamo anche con molta tranquillità ribattere a chi in qualche modo si sente l'unico che tutela la Costituzione, gli unici che conservano i nostri valori. E perché ci siamo messi in testa di cambiare la seconda parte della Costituzione, di fare una riforma così importante, dedicando tanto impegno del nostro Parlamento, la nostra energia, anche la determinazione di questo governo sulle riforme costituzionali? Perché è la riforma che serve a fare altre riforme. Non è il punto finale di un percorso di cambiamento del nostro Paese, che verrebbe il più moderno, ma questa riforma ci serve ad avere degli strumenti che ci consentono di assumere delle decisioni, di poter incidere, di poterlo fare in modo più semplice, in tempi più rapidi, di rispondere meglio ai bisogni, ai desideri, alle aspettative dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. E abbiamo bisogno di tre cose. Qui ci sono stati degli interventi che hanno saputo raccontare bene la proposta che facciamo, le riforme costituzionali che sono sottoposte al referendum. Io vorrei cercare di dare solo tre parole chiave che ci hanno guidato nel lavoro in questi due anni di Parlamento: avere un paese più stabile, più semplice e più efficiente. Io la riassumerei così la riforma, se dovessi essere sintetica. Più stabile, perché abbiamo bisogno che non ci siano governi balneari, governi che durano un anno e mezzo. Come è stata la media dei 70 anni di storia repubblicana del nostro paese, il 63° governo, quindi fate facilmente il calcolo di quanto dura mediamente un governo nel nostro paese. E lo sa bene il sindaco, lo sa il presidente di regione, ma lo sa ciascuno di voi nel proprio lavoro, nella propria attività, quanto è importante poter programmare la propria attività. Sapere che hai di fronte a te 5 anni per assumere delle decisioni, per fare delle scelte, ma anche per poterle sviluppare, implementare, per fare delle politiche attive che servono per attuare quelle riforme. E allora hai bisogno di stabilità, di continuità nel tuo lavoro. Hai bisogno di quel governo, quella maggioranza che sceglie i cittadini. Con le elezioni, al momento in cui vanno a votare, i cittadini scelgono anche 5 anni per poter lavorare. Poi dopo, se i cittadini non sono soddisfatti di quel lavoro, sceglieranno altro la volta successiva, ma abbiamo tutte le democrazie. Ma avere una continuità ti consente di portare avanti le riforme, di cambiare.
insegnamenti, le politiche che servono sul territorio. E questo si ottiene perché hai una sola camera che dà la fiducia al governo, non più due rami del Parlamento, come oggi, Camera e Senato, che danno la fiducia al governo. Cosa avviene spesso? Abbiamo visto anche nel 2013, dopo le ultime elezioni. Non hai la stessa maggioranza nei due rami del Parlamento, allora devi andare a negoziare qualsiasi provvedimento. E spesso che cosa hai come risultato? Il blocco, lo stallo. Non si decide, non si affrontano i problemi, non si superano gli ostacoli, si rinviano. Perché non riesce ad avere la forza di portare avanti quel programma. Abbiamo bisogno di maggiore stabilità per essere anche più credibili, più autorevoli a livello internazionale. Io penso che il nostro presidente di regione, il vostro presidente di regione, potrà confermare quanto sia difficile andare, per esempio, a discutere a livello europeo delle politiche in tema di agricoltura, di energia, ma anche di trasporti, se non hai una continuità nel governo che rappresenta il tuo paese, nelle persone fisiche, nel presidente del Consiglio, nei ministri che vanno a discutere con i colleghi europei le scelte che dobbiamo fare per tutti. Io penso che se ogni anno cambia il volto con cui devo negoziare, è più facile che abbiano un elemento di maggiore forza gli altri. E credo che questa continuità serva anche per dare al nostro paese il ruolo che deve avere anche a livello europeo, anche a livello internazionale, ed è uno dei risultati di questi due anni di attività del nostro governo, aver riportato l'Italia a contare in Europa, avere una voce che viene ascoltata, ad essere credibile. E poi abbiamo bisogno di un sistema più semplice. Semplificazione, semplificazione e ancora semplificazione. Dire che abbiamo il procedimento per approvare le leggi in modo più semplice, in modo più rapido, perché superiamo il bicameralismo perfetto, vuol dire che sia la Camera che il Senato fanno la stessa cosa, votano sulla stessa legge, quindi per trovare l'accordo se lo rimandano da una parte all'altra, spesso per mesi e per anni. Vuol dire che per rispondere ai bisogni dei cittadini in termini ragionevoli. Secondo voi quanto ci vuole per approvare una legge? Io devo portare avanti una legge in Parlamento, mi occupo anche della parte del Parlamento, quindi della programmazione dei lavori, delle attività. Io inizio il giorno con una proposta di legge che deve essere approvata dal Parlamento italiano. Quanto ci vuole? Non si sa. Magari 3 mesi, a volte passano 3 anni. Non si sa quanto ci vuole. Io faccio degli esempi molto concreti. Posso pensare alle riforme in materia di giustizia che abbiamo iniziato, su cui stiamo lavorando, che da oltre 2 anni e mezzo sono arrivate nel Parlamento, ancora non siamo arrivati al punto finale. Pensiamo a quando ci è dovuto lavorare la riforma della pubblica amministrazione, che adesso stiamo attuando, la legge sulle leggi civili, per fare tanti altri esempi. E parlo di tutte proposte che oggi sono in gazzette ufficiali, che sono leggi, grazie all'impegno e alla determinazione notevole, ma che per anni non sono state affrontate, sono state rinviate. Allora abbiamo bisogno di tempi certi, che questa riforma ci garantisce, perché la Camera potrà avere l'ultima parola e può fare in tempi determinati. Non perché dobbiamo fare delle leggi, non vi spaventate, non abbiamo bisogno di un procedimento più rapido e più efficiente perché vogliamo inondare di leggi. Abbiamo bisogno però di poter fare le leggi che servono nei tempi in cui serve fare quelle leggi. Perché approvare una legge con 3 anni di ritardo o con 5 anni di ritardo vuol dire non essere in grado di rispondere alle richieste degli imprenditori, dei lavoratori, delle famiglie. Abbiamo bisogno di poter dare garanzia sui tempi, certezza sui tempi. Anche perché se vogliamo essere più competitivi, anche rispetto agli altri paesi, poter crescere di più, poter avere delle semplificazioni nella nostra pubblica amministrazione che ci consentano di crescere di più, di far crescere di più le nostre aziende, di creare una qualità di lavoro. Abbiamo bisogno di fare delle scelte, di assumerci la responsabilità della decisione, ma di fare nei tempi in cui serve assumere quelle decisioni. E poi abbiamo bisogno di un sistema più efficiente e più semplice anche nel rapporto tra lo Stato e le regioni, tra lo Stato e gli enti locali. Io sono molto contenta che questa battaglia di rinnovamento, di cambiamento del paese sulle riforme costituzionali ci siano i presidenti di regioni, i consiglieri regionali, i sindaci, gli amministratori locali che portano avanti questo impegno di cambiamento. Guardate, sarebbe molto più facile per i consiglieri regionali, per i presidenti di regione dire noi non siamo d'accordo perché le regioni perdono poteri,
Quindi perché dovremmo essere d'accordo con una riforma che ci sottrae i diritti? La capacità di una comunità che guarda al futuro è questa: mettere da parte rivendicazioni singole o territoriali, guardare all'interesse generale, guardare a quello che può funzionare meglio per tutto il paese, sentirsi tutti coinvolti in un processo di cambiamento, dai presidenti delle province ai presidenti delle regioni ai sindaci. Come i nostri parlamentari, senatori e deputati, hanno scelto di votare per ridurre il 30% il numero dei parlamentari, non hanno pensato al loro posto della volta dopo. Hanno pensato a come far funzionare meglio il paese. E guardate anche sulla riduzione del numero dei parlamentari, che da alcuni sento criticare perché sembra una misura demagogica. Io vi ricordo che la Presidente della Camera ha parlato di riduzione del numero dei parlamentari perché in Italia abbiamo più parlamentari che in Cina. Ovviamente la Cina è molto più popolosa dell'Italia. Di senati delle autonomie, di superamento del bicameralismo perfetto. Ma non era la nostra Presidente della Camera, era nel 1979. Non ce lo siamo inventato oggi. Invece ho sentito tanti altri partiti politici parlare di riduzione dei costi della politica, di sovrietà, di riduzione del numero dei parlamentari, eppure hanno votato contro la riduzione del 30% del numero dei parlamentari. Hanno votato contro l'eliminazione delle borse e gruppi dei consigli regionali o al limite delle indennità. I nostri consiglieri regionali invece vanno a fare i nostri parlamentari invece ne hanno votato. Però dobbiamo anche dirci con orgoglio che c'è, cioè, chi prende le cose e chi le fa. E chi invece ma volete quelli che si assumono come cittadini, non solo parlare, trasformando in fatti. E se c'è più chiarezza su cosa fa lo Stato e cosa fanno le regioni, è un vantaggio per tutti. È un vantaggio per lo Stato, regioni, un vantaggio dei nostri sindaci, un vantaggio anche per voi, per gli imprenditori, per gli lavoratori, per chiunque sapere quali sono le regole che si applicano in modo chiaro, in modo certo. Evitare la confusione, la sovrapposizione, che poi porta la Corte Costituzionale a dover decidere, perché non si capisce se è il Parlamento o il Consiglio regionale che decide anche in materia. E dire che alcuni poteri tornano in capo allo Stato non vuol dire pensare che le regioni non sono amministrate bene. Alcune sì, però possiamo anche dire che ci sono delle regioni che invece hanno una buona amministrazione. Ma noi dobbiamo guardare al concreto della vita dei cittadini e delle imprese. Se un imprenditore per costruire uno stabilimento in Abruzzo deve seguire delle regole, e se vuole aprire una seconda fabbrica, quello stesso imprenditore nelle Marche deve seguire delle regole diverse. Ma come si fa a pensare di poter crescere, di poter far crescere il nostro paese? E non c'entra niente sulla regione amministrata bene o male. È semplicemente che c'hai 20 scelte diverse su quella materia. Se un autotrasportatore con un carico eccezionale dalla Abruzzo vuole andare in Piemonte, deve chiedere un permesso diverso in tutte le regioni che attraversa. Non importa se sono amministrate bene o male, semplicemente ogni regione decide diversamente. Vi rendete conto di quanto tempo facciamo a sprecare? Lavora, le richiede permessi, controlli, certificati, quando se ne tratta da uno. Io non dico di non fare permessi e controlli, dico che si possono semplificare, si possono ridurre il numero di permessi e controlli certificati sul territorio. Questa è la riforma che va nell'ottica della semplificazione e dell'efficienza. E poi forse è vero che alcune scelte strategiche per la crescita del paese vanno assunte insieme a livello nazionale, chiedendo però tra i territori a chi rappresenta le regioni, a chi rappresenta il comune, di sedere il Senato, di partecipare a quelle decisioni quando vengono assunte all'inizio a livello nazionale. Tanti ci hanno chiesto perché avete insistito sui sindaci, sui consiglieri regionali del Senato. Candidati, c'è questo falso mito anche lì che non sono eletti. No, perché voi il vostro sindaco, il vostro presidente di regione non l'avete eletto. È stato scelto da qualcuno, è stato scelto a sorte. Io credo che i consiglieri regionali e i sindaci siano scelti dai cittadini e non vanno a votare.
ma scegliere di essere sindaci e consiglieri regionali a sedere nel Senato vuol dire che portano la voce di quei territori, di quelle istituzioni, non solo di quei cittadini, di quelle istituzioni che rappresentano quel territorio, nelle scelte di qualche parte a livello nazionale, insieme. Io credo che questa sia una riforma che ha delle imperfezioni, Non penso che vada tutto bene, perché come in tutte le riforme ci sono anche dei punti di mediazione, di incontro, di ascolto, ciascuno rinuncia anche a una parte di quello che pensa essere ideale. E probabilmente se ci mettessimo a discutere qui, non troveremo un accordo tutti insieme per un'altra riforma, perché trovarci d'accordo sul no, sul dire che non ci va bene è facile. Trovare un accordo su un sì alternativo è molto più complicato, perché ciascuno di noi ha la propria idea di cosa è meglio e cosa è peggio. Però abbiamo fatto un lavoro di ascolto e di confronto che ci ha portato ad avere una riforma che è stata approvata da quasi il 60% dei parlamentari, che adesso è nelle mani dei cittadini e soprattutto è una riforma che funziona. E noi oggi non siamo a chiederci se sul singolo comma lo potremmo scrivere meglio o peggio. Oggi noi referendum siamo un sì o un no della riforma nel suo complesso. Se diciamo no, restiamo così come stiamo. Se diciamo sì, saremo un passo in avanti. Non è quello definitivo, ci sarà ancora del lavoro da fare. Nessuno pensa che sia finito il lavoro che c'è da fare nel nostro paese. Ma facciamo un passo in avanti, miglioriamo la situazione. E io sono convinta che ci sia un grosso elemento anche di equità e di giustizia sociale per voler far andare avanti il paese, perché chi sta bene sceglie di rimanere così com'è. Chi ha voglia di avere delle opportunità in più prova a cambiare, prova ad avere un sistema che funziona meglio. Questa è la sfida del referendum ed è una sfida che dobbiamo vincere insieme, perché il sì dipende da tutti noi. Portare l'Italia nel futuro, nel cambiamento, farlo funzionare bene, proiettarlo davvero per crescere di più, ad affrontare le altre riforme con strumenti più efficaci, dipende da noi. Siamo un bivio e nei bivi ci sono due strade, non c'è una terza alternativa. Abbiamo un sì o un no, restare come siamo e cambiare. E la cosa bella è che decidiamo insieme. Ecco perché io spero che ciascuno di voi si senta investito in prima persona di questo impegno nelle prossime settimane, che non lasci che siamo altri a decidere a posto suo. E non basta andare a votare, bisogna cercare di convincere altre persone ad andare a votare, informare sul contenuto delle riforme, raccontare la nostra idea del paese, ribattere quando vengono dette delle cose che non sono scritte nella riforma, che non corrispondono alla realtà. Far sentire tutti coinvolti, protagonisti, con i comitati, con le iniziative di nuovo di lavoro, le università, nelle piazze. Io credo che abbiamo un'opportunità straordinaria, se non capita a tutti. Non capita a tutti avere che non passi un referendum che è chiamato a decidere non del proprio futuro, ma di quello dei propri figli, dei propri nipoti, delle prossime generazioni. Con una responsabilità enorme, ma con la bellezza di essere protagonisti di questa opportunità di cambiamento. E non andiamo a votare con l'idea, diceva prima Luciano, di cosa succede al governo, cosa succede al partito, cosa succede ai prossimi mesi. Noi dobbiamo andare a votare pensando a cosa succede all'Italia nei prossimi 20 anni. E per fortuna non siamo soli, perché ci sono tante persone, tante associazioni di categoria, parte del sindacato, società civile, che ci stanno, sono con noi perché vogliono bene all'Italia, perché credono che dobbiamo giocarci un'opportunità di cambiamento. E abbiamo avuto la determinazione di farci noi oggi di giocarci questa opportunità di cambiamento, di arrivare fino in fondo alle riforme dopo 30 anni di successi. Adesso è nelle nostre mani, di tutti noi, e di più saremo capaci di creare questa consapevolezza, di creare un'idea di comunità che decide insieme, più riusciremo, secondo me, a scrivere una pagina molto bella per il futuro del nostro paese. Grazie.
Questa è una iniziativa a cavallo tra istituzioni, partiti e comunità. Tu sei un radicale di centro, un po' un giardino della comunità, hai dato un contributo, diciamo, nella tua liberalità e capacità di organizzazione. Senza di te non mi diamo, e io un po' tu. Grazie per quello che hai fatto. Grazie per averci. Ciao.